centro anch'io. Bentrovati alla prima puntata di questa serie di Centro Anch'io. Vi racconteremo le vie della nostra città. Iniziamo con via Brigida Avogadro, inizia in piazza L'Arnaldo e si conclude in via del Castello. Ma chi è Brigida Avogadro? È stata una condottiera italiana del XV secolo, moglie del conte Pietro Avogadro, conosciuto come Salvatore della Patria e primo sostenitore bresciano della Repubblica di Venezia. Brigida fu una nobildonna bresciana che durante l'assedio di Brescia del generale Niccolò Piccinino nel 1438 avrebbe incitato alla resistenza i bresciani, apparendo in mezzo ai combattenti con la lancia in mano sugli spalti. In Broletto le fu dedicato un grande quadro che venne distrutto nel 1797. Chi l'è ignorante le ha possi perbe, questo è il motto, il detto di questa prima puntata. E c'è la loggia e il Colosseo alle mie spalle, perché? Perché in questa edizione abbiamo esportato il dialetto nella capitale, vediamo un po' com'è andata. La signora Lara, da dove signora Lara? De León. De León, Spagna. Ah, León. León, si ammazzo, ho pure paura. Questi sono figli suoi? Mia figlia, sì. Bene. Una bella vacanzina, no? Un giretto qui a Roma. Oh, allora, qui c'è questo proverbio. Chi l'è ignorant le a po superbe. Prova a ripeterlo. Chi è l'ignorant le a po superbe. Prego. Chi l'è ignorant, sì? Chi l'è ignorant le a po superbe. Sì. Ignorante. Ignorante, cioè, a me ignorante. Chi è l'ignorante? Chi è l'ignorante? Che ne so chi è? Ah no, dico chi è ignorante, sì. No, chi è ignorante eppure superbe. Superbe? Un'idea. Superbo. Superbo? Soberbio. 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 Ah, sì. Di che? Di che? A posto, bene, brava, no? Superato, esame superato da Leon. Vale, vale. Ciao Lara, grazie. C'è la signora Anna Teresa. Lei è una signora Anna Teresa di dov'è? Di Salerno, provincia di Salerno. Provincia di Salerno. Maria Camerota. Ah, Maria Camerota, bello, si sta bene là, eh? Eh sì. Dal mare, si fa le belle estati. Bravo. Che Dio la benedica. Senta, Marina di Camerota, ci sarà, avete anche voi il vostro dialetto magari? Sì, è giusto. C'è una parola in dialetto di Marina di Camerota che ci vuole insegnare? In dialetto? Camarini Camarota è bellissimo. Vabbè, questo l'ho capito pure io, è stata facile. Allora, invece a Brescia noi diciamo chi l'è ignorante le a po superbe. Saprebbe ripeterlo, signora? Chi è l'ignorante la po superbe? Superbio. Quindi ignorante. Chi è l'ignorante? È molto superbo. È vero questo? Non lo so. Lei che dice? Lo sapete voi. Chi è ignorante si crede anche altezzoso, magari più superbo degli altri, perché nasconde la propria ignoranza con la superbia. Questo. Ma lei non è così, lei è una brava cuoca, vero? Sì, mi piace la cucina. Dio la benedica, la verremo a trovare a Marina Camerota. Grazie. A disposizione. Grazie a tutti, anche a voi. Da Piazza San Pietro è tutto. Chi l'è ignorante la può superbe, chi è ignorante anche superbo, appunto, cerca di nascondere la sua ignoranza con la superbia. Arrivederci alla prossima, ciao.